giovane, bello, vestito alla moda spagnola, dei colori dei fiori di pesco, firmato e datato 1560, è il cavaliere in rosa, ovvero Gian Gerolamo Grumelli, capolavoro assoluto, uno dei più celebri ritratti di Giovanni Battista Moroni, pittore cinquecentesco originario di Albino. Dal museo di Palazzo Moroni a Bergamo arriva lo storico Palazzo del Credito bergamasco fino al 26 maggio, insieme ad altri quattro capolavori per l'omaggio a Moroni, ideale prosecuzione di una campagna di restauri promossa dalla Fondazione Kreber, finalizzata al recupero del Polittico di Ranica e della Resurrezione del Cristo di Sovere, opera ancora giovanile del maggiore artista bergamasco. Da 120 anni la banca e da 25 anni la fondazione si è sempre impegnata per il suo territorio, non solo per i restauri, per l'arte, per la solidarietà sociale, per la ricerca scientifica. Nel campo dell'arte mi ha sempre avuto una particolare predilezione. Qua in sala consiglio abbiamo allestito una sala di restauro, i nostri consiglieri ogni tanto sentono gli odori del restauro, vedono gli effetti del restauro man mano questo avviene. Dopo oltre un anno di lavori, anche la monumentale ultima cena del fiorentino Alessandro Allori, detto il Bronzino, è tornata agli antichi splendori. Delicato intervento di restauro, condotto proprio nella sala consiliare del Kreber, ha fatto riscoprire la ricchezza dei dettagli e la brillantezza cromatica del celebre cenacolo, dipinto nel 1582 per il refettorio del monastero di Astino e a seguito delle soppressioni napoleoniche dimenticato nel Palazzo della Ragione di Bergamo.